E salve ragazzi e bentornati su Ark. Oggi iniziamo una nuova avventura su Lost Island, l'ultimo DLC rilasciato con questa bellissima mappa, molto realistica, con tante rovine sparse in giro e grande ben 150 km quadrati. A quanto ho letto è più grande di Ragnarok, quindi ci sarà parecchio da esplorare. Ok, come al solito siamo nudi, ci sta già iniziando a crescere anche la barbetta, e sono spawnato nella parte nord della mappa, per l'esattezza nella zona che si chiama Sands of the Four Mouth, cioè le sabbie delle quattro bocche. Poi capiremo bene perché. Solo dopo ho letto che c'era scritto hard come difficoltà, ma vabbè, sono dettagli. Allora, vai, iniziamo a raccogliere già qualche risorsa. Prendiamo a cazzotti il solito albero. Con la paglia ci creiamo un bel piccone, con il quale raccogliere altra paglia. Aspetta che abbiamo fatto anche qualche punto, ce lo mettiamo in peso. Ci sblocchiamo le solite cose per la sopravvivenza, che sono queste più un pantaloncino e una maglietta. Ci facciamo anche l'accetta, qualche lancia e anche una bella bandana, vai. Che da ste parti il sole picchia parecchio. Ah, tra l'altro ho notato che nell'inventario c'ho anche una bella skin per il parasauro, che è dedicata alla serie animata. Carina, carina. Poi la proveremo subito. Allora, di qua c'è un bel sentiero per inoltrarci nella foresta, però secondo me facciamo una brutta fine perché è ancora presto. Direi di continuare sulla spiaggia, magari troviamo qualche creatura più tranquilla, anche se ci sono questi maledetti uccellacci che quelli ti rubano le cose. State alla larga, per piacere. Mazza, il sole t'abbaglia però da sta parte, oh. Ma ciao, Dodo. E vabbè, ragazzi, questo si è presentato così e noi ne approfittiamo. Mi scusi, Dodo, ma mi serve la sua pelle. Grazie alla pelle del Dodo ci possiamo fare anche la fionda. E perché no un paio di scarpe, va. Almeno se si avvicina qualcosa di pericoloso possiamo lanciargli qualche pietra. Qui c'è una bella cascatina. Ne approfittiamo per bere. Magari troviamo anche qualche pesciolino, che dite? Ci proviamo, va. Sembra proprio non esserci nulla qua sotto. Peccato. Dunque, mi sa che continuando da questa parte si va verso la zona con i vulcani. E non mi dispiace la cosa, perché comunque ci sono parecchie risorse di là. Ci abbiamo i ghiacciai vicino. La zona appunto del vulcano, che è piena di risorse. A parte che chiaramente il programma è farsi una capanna al volo, salire un po' di livello per prenderci un aptero o un pelagornis e svolazzare un po'. Almeno ci scegliamo anche una zona più carina. Un bell'istrosauro. Guardate che bei colori che c'ha. Salve. Quasi quasi trasformiamo in bistecchia anche questo, va. Mi perdoni. E ci facciamo due belle bisteccozze. Vai. Ah, ci sono dei dilofosauri. Potremmo anche tamarcene qualcuno. Però prima di andare mi faccio un altro po' di pietre, va. Che queste servono per la fionda. Perfetto. Mangiamo anche un po'. E siamo pronti. Vai. Mica male, oh. Vai. Belle sassate in fronte. Oddio, sono arrivati gli amici. Aia. Allora, gli altri due sono di livello basso, se non sbaglio, quindi ce li facciamo subito fuori. No, sbagliato mira. Aia! Accidenti, mi hanno avvelenato.
Ok, inizia a scappare, perfetto. Ok. Ecco, là si è rotta la fionda. Perfetto. Recuperiamo il legno. Via qua, do scappi. Oh, ok. Vai. Ci recuperiamo l'altra carne da questo. Perfetto. In teoria dovrebbe bastare. Oh, abbiamo la nostra prima creatura. Il solito Dilophosaurus schiappa che durerà pochissimo, ma non è manco così malvagio perché è un 192. Direi che possiamo accontentarci, dai. Chi è? Porca miseria! Difendimi tu! Accidenti! Ammazza, oh! Ci stavo per rimanere secco, ragazzi, ma ha salvato la vita, praticamente. Grande. Magniamo. Questo era quello che prima stavo cercando di uccidere e non ci sono riuscito, ma alla fine sei diventato bistecca anche tu. Te ne sei meritata un po' anche tu, va? Parasauro Tech livello 168. Cavoli, mica male. Il triceratopo è di livello basso, invece. C'è anche un pachicefalosauro. Che questo, ragazzi, dà delle capocciate assurde. Però per tamare questo mi servono le bolas e ancora non ce le ho. Altra carne. Ciccio, sei carino, ma non ti posso catturare ancora. Pensate che la sella di sto coso si fa a livello 50 e oltre. Peccato, perché sarebbe stato buono avere già un volatile, ma purtroppo. Ok, ci sono anche gli pterodattili qua, perfetto. Però per questi serve sempre la sella. Vabbè, ragazzi, io quasi quasi provo ad avventurarmi nella foresta. Vediamo un po' che cosa troviamo, dai. E mi raccomando, non fare troppo rumore, Che Ark non perdona. Un altro Paki. Oh porca miseria! Corri! E cala. Mai fidarsi di Ark. Ok. Va bene. Siamo stati appena sbranati da tre raptor. Chi è? Ci si mette pure questa a fregarmi la roba. Sono appena risuscitato, non c'ho niente. Ma che te rubi? Abbiamo capito che nell'entroterra è un po' pericolosetto. Allora, vediamo se riesco a recuperarmi almeno il Dilophosaurus, perché mi dispiace se me lo accoppano. Allora, dovrebbe essere in questa direzione. Oddio, c'è ancora! Ragazzi, è laggiù! Proviamo a fischiarlo. Ma come fa a essere ancora vivo sto coso? Senti, amico mio, io direi una cosa. Andiamocene a gambe levate, perché non siamo ancora pronti. Allora, ce ne torniamo in spiaggia. Salve, lei è tranquillo, vero? Sì. Ok. Tu te ne stai un attimo buono qui. E io provo a recuperarmi il corpo. Proviamo. Perfetto. Dobbiamo andare in questa direzione. Ci saranno sicuramente i raptor, me lo sento.
lo so, alla fine c'avevo quattro pietre dentro l'inventario, però se riusciamo a riprendercele, non è male. C'è nessuno, no? Chi è? Oh, porca! Niente da fare, ragazzi. Ark, stavolta hai vinto tu, ma sappi che tornerò più forte e incacchiato e avrò la mia vendetta, in questa mappa o nell'altra. Vabbè, allora, a parte ste cagate, direi che è il momento di rifarci un po' di roba, quindi... Oh, che fai? Dove mangi te? Ridammi un po' la carne, mannaggia. Ah, vedete ragazzi, laggiù in lontananza si iniziano già a vedere i vulcani. Ottimo. Oddio, ma che è questo? Ah, ok, siccome siamo nell'evento di Natale, ci sono anche questi curiosi gacha che, se non sbaglio, ci droppano qualche regalo. Però in cambio dobbiamo dargli dei dolcetti, che ancora non ricordo bene come prenderli. Se non sbaglio dovrebbe passare una slitta di notte che butta giù dei pacchi con dentro dei dolci, e i dolci li dobbiamo dare a lui. Non ricordo benissimo comunque, poi mi informo. Certo, con un regalino potresti farmelo lo stesso, eh. Guarda come sono ridotto male, non te faccio pena? Ma perché dai cazzotti al pavimento sto coso? Allora io direi che possiamo farci anche una piccola capanna qua, dai. Almeno possiamo livellare più tranquillamente. Quindi raccogliamo un bel po' di legna. Anche di fibra ne serve parecchia. Vai così. Ci sblocchiamo tutte queste costruzioni in paglia. Chiedete, è un po' basso il tetto? Ma che ce frega, dai. Fantastico. È venuto anche a piovere. Giusto in tempo, però. Ormai abbiamo un tetto. Piazziamo anche la porta. Ok. E la nostra prima capanna è pronta. Qui c'è un altro parasauro tech, ma è di livello abbastanza schifoso. E quasi quasi ce lo facciamo secco. Vai. Ammazza che mira, oh. Ok. Un paio di lance sono andate a vuoto, ma ce le riacchiappiamo. Almeno questo ci dà un altro po' di risorse. Vabbè, roba che per adesso non è che c'è molto utile, ma ce la conserviamo. Allora, ci dobbiamo fare assolutamente un letto. E ci serve altra pelle. Però intanto che andiamo ci mettiamo a cucinare un po' di carne, va. Ok, allora ci serve esattamente 20 di pelle per il letto. Vai amico mio, si fa a caccia. Se magari me fai passare però. Ecco. Ah, questa è perfetta. Vai. Tartaruga 145, direi di non toccarla. Oh cavolo. Dei raptor che stanno combattendo con dei triceratopi. Vai, fatelo secco, vai. Spaccategli le ossa. Noi intanto se pappammo quello che è morto. No, cavolo, ce n'è un altro lì. Oddio, aiuto. Allora, il Dilo è ancora vivo magicamente. Ci ripigliamo al volo la roba. E mi sa che i triceratopi hanno ucciso anche l'altro, questo maledetto qua. Te la sei presa con i più piccoli, ma col triceratopo ci hai preso le botte, eh. Allora. Ok. C'avevi anche cose interessanti nell'inventario. Perfetto.
Meno male che su Ark ci siete voi. E noi adesso abbiamo la pelle per farci il nostro lettuccio. Oddio. Ragazzi, quello era grosso. Che sia un Carnotauro, mamma mia. Devo assolutamente tamarmi un Triceratopo, se no qui ci si mangiano tutti. Oh. E almeno con questo, se crepiamo, rinasciamo sempre dentro casa. E finalmente possiamo farci anche arco e frecce. E abbiamo sbloccato anche le bola. Lo so, è un livello 95 ed è tosto, ma ci proviamo. Ok, fermiamo lui. Perfetto. Altro cibo, vai. Facciamoci fuori anche lui. E ci riusciamo. Voilà. Perfetto, allora siamo arrivati al livello 16 e abbiamo sbloccato la sella per Triceratopo. Ho messo a fare anche un po' di narcotico, così ci facciamo le frecce sedative e ce ne andiamo a catturare uno, perché questa zona è davvero pericolosa e quindi ci serve una creatura forte. Per il momento però ci fermiamo qui, spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un like e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!